L'ellenismo è il periodo storico che inizia con la morte di Alessandro Magno e termina con la caduta del Regno di Egitto. Nel IV secolo a.C., al termine della guerra del Peloponneso, le poleis greche erano deboli e in conflitto fra di loro. Filippo II, re di Macedonia, approfittò della situazione, ponendosi come difensore della loro indipendenza dalla minaccia persiana. Preoccupato dall'ingerenza macedone, l'ateniese Demostene costituì un'alleanza con le altre città, ma le truppe greche furono sbaragliate nella battaglia di Cheronea. Nell'arco di 20 anni, approfittando dei conflitti interni alle poleis, Filippo II riuscì in vario modo a imporre la sua egemonia. In particolare, la vittoria sulle poleis greche a Cheronea nel 338 a.C. segnò per queste ultime la perdita definitiva dell'indipendenza. Benché vincitore, Filippo non infierì sulle poleis greche sconfitte e rinunciò a imporre sulla Grecia un vero e proprio dominio. Con grande astuzia e sensibilità politica, egli dichiarò che l'autonomia delle città greche sarebbe stata rispettata. In realtà le poleis greche persero nella sostanza la loro autonomia, poiché le decisioni importanti erano in mano al potere di Filippo. Di fatto la Grecia passava sotto il dominio di una potenza straniera. Infatti Filippo II perfezionò la sua ingerenza rendendola permanente. Promosse e sostenne la creazione di partiti a favore dei macedoni, sostenitori della politica macedone. Si presentò come promotore della pace generale tra le poleis dopo un secolo di guerre intestine. Diede vita a un'alleanza panellenica di tutti i greci, la Lega di Corinto, subito dopo la battaglia di Cheronea. Egli era il riconosciuto capo militare della Lega. Lo scopo era preparare una grandiosa spedizione greco-macedone contro la Persia. A Filippo II successe suo figlio Alessandro III, le cui imprese politiche e militari furono tanto straordinarie da renderlo noto come Magno. Dietro di sé aveva un esercito fedelissimo e praticamente invincibile. In 3 anni e con sole 3 battaglie, Alessandro conquistò l'intera Persia di Dario III. Da lì arrivò poi in Egitto, spingendosi fino in India. Giunto ai confini dello sterminato territorio cinese, durante i preparativi per una nuova campagna, morì a soli 32 anni. In assenza di un suo successore, le poleis greche si ribellarono e i generali delle varie province iniziarono a contendersi l'impero, frammentandolo in una serie di stati, comunemente designati come regni ellenistici. Il regno di Macedonia, che ebbe vita breve. Il regno d'Egitto, retto da Tolomeo I, la cui capitale, Alessandria, fu un vivace centro culturale. E il regno di Siria, il più esteso, da cui si originò nella seconda metà del III secolo a.C. il regno di Pergamo. L'ellenismo segna la diffusione della lingua e della cultura greca nel Mediterraneo e nel vicino Oriente.